In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. Così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 9, 2 agosto 1909, capitolo 13. Stavo pensando a ciò che ho scritto il 27 del mese passato e dicevo tra me: credevo che fossi qualche cosa nelle mani del Signore, eppure non sono altro che un gioco. Che oggetto vilissimo sono io. I giochi possono essere di creta, di terra, di carta, di molle elastico, che basta che cadano a terra o un minimo inconveniente per rompersi e non servendo più al gioco si gettano. Oh mio bene, come mi sento oppressa, pensando che un giorno o l'altro mi potrai gettare. Figlia mia, non ti opprimere, mi ha detto Gesù che si è fatto sentire. Quando i giochi sono di materia vile e si rompono, si gettano. Ma se fossero di oro o di brillanti o di altra materia preziosa, si fanno aggiustare e servono sempre a formare il gioco di chi ha il bene di possederli. Tale sei tu per me. Un gioco di brillanti e di oro purissimo per avere intera mia immagine e per avere sborsato il prezzo del mio sangue per farne acquisto. E sei fregiata con la somiglianza delle mie sofferenze. Quindi non sei un oggetto vile che posso gettarti, ma mi costa molto cara. Molto caro, puoi stare tranquilla. Che non c'è pericolo che possa gettarti. Capitolo 14, 1 ottobre 1909. Trovandomi molto afflitta per il povero mio stato, mi sentivo nauseante a me stessa ed abominevole presso Dio. Mi sentivo che il Signore mi avesse lasciato a metà del cammino e senza di lui non ci posso andare più avanti. Mi sento che non
più vuol servirsi di me per risparmiare il mondo dai castighi. Quindi ha allontanato da me croci, spine, ha rotto tutta la partecipazione della passione, comunicazione. Solo quello che vedo è che sta allerta di farmi stare in pace. Mio Dio, che pena! Se tu stesso non mi tenessi distratta da queste mie perdite di croci, di te e tutto, io ne morirei di dolore. Ah, se non fosse per il tuo santo volere, in quale mare di mali mi sarei caduta? Ah, tienimi sempre nel tuo santo volere, ciò mi basta. Ora, trovandomi nel solito mio stato, piangevo e dicevo tra me: il buon Gesù non ha fatto nessun conto di me, né degli anni di letto, né dei sacrifici, di niente, altrimenti non mi avrebbe lasciato. E piangevo, piangevo. In questo mentre me lo sono sentito muovere nel mio interno ed ho perduto i sensi. Ed anche fuori di me continuavo a piangere. Ed allora fu come se si fosse aperta una porta nel mio interno ed ho visto Gesù. Io mi sentivo corrucciata, non gli dicevo niente, solo piangevo. Gesù mi ha detto: chetati, chetati, non piangere. Se tu piangi, io mi sento toccare il cuore e vengo meno d'amore per te. Vuoi tu accrescere le mie pene per cagione dell'amore tuo? Poi ha soggiunto, prendendo un'aria maestosa e come sedendosi nel mio cuore sopra ad un trono, pareva che teneva una penna in mano e scriveva, ed a me rivolto mi ha detto: vedi se io non tengo conto delle cose tue, non solo degli anni di letto, dei sacrifici, ma anche dei pensieri che fai per me. Scrivi i tuoi affetti, i tuoi desideri, tutto, tutto. E anche quello che vorresti fare, vorresti soffrire, e perché io non te lo concedo, tu non lo fai. Tutto, numero, peso e misuro, affinché niente venga disperso e di tutto tu venga ricompensata. E come scrivo, così conservo nel mio proprio cuore. Poi non so dire come, mentre prima stavo nel mio interno, poi io mi trovavo in Gesù. Pareva che la testa di Gesù stesse al posto della mia testa. E tutte le mie membra gli servivano di corpo ed ha ripetuto: vedi come ti tengo, come membra del mio stesso corpo. Ed è scomparso. Dopo poco, essendo ritornato Gesù ed io continuando a starmene afflitta, di tanto in tanto rompevo in pianto ed egli mi ha detto: figlia mia, coraggio, non ti ho lasciato, piuttosto mi sto nascosto, perché se mi facessi vedere come prima, tu mi regheresti dappertutto. Ed io non potrei niente castigare il mondo. Né ti ho lasciato a mezzo cammino, non ti ricordi quali sono questi anni dello scorcio del tuo vivere? Sono gli anni voluti dal tuo confessore. Non ti ricordi che non una volta, ma ben 4 o 5 volte ti sei trovata a lottare con me? Io che ti volevo portare e tu dicevi che l'ubbidienza non voleva. E mentre io ti avevo preparato per poterti portare con me, ero costretto a lasciarti di nuovo. Vedi ora le conseguenze che ne porti. Sono anni di sosta e di pazienza. La carità e l'ubbidienza hanno le loro spine che fanno larghe ferite, fanno sanguinare il cuore, ma fanno sbocciare le rose più rubiconde, odorose e belle, perché vedendo nel tuo confessore il frutto del suo buon volere e la carità e il timore che il mondo potesse essere castigato, perciò io ho concorso in qualche modo. Ma se io non avessi trovato nessuno che mi avesse pregato ed interposto, di certo tu non saresti stata qui. Ma via, coraggio, non sarà poi tanto lungo l'esilio. Ti prometto che verrà un giorno che più non mi farò vincere da nessuno. Chi può dire in quale amarezza io nuoto? Confortata, sì, ma amareggiata fino nelle midolla delle ossa, non posso ricordarmi di ciò senza piangere, tanto che nel dirlo al confessore, tanta era la foga delle lacrime che pareva mi inquietassi con lui e veramente io gli ho detto: voi siete stato la causa dei miei mali. Capitolo 15, 4 ottobre 1909. Continuando il mio stato di afflizione e di perdita del mio benedetto Gesù, stavo secondo il mio solito tutto occupata nell'interno, nel mio interno nelle ore della passione, giusto quell'ora in cui Gesù
si caricava del pesante legno della croce. Tutto il mondo era a me presente, presente, passato e futuro. Tutta la mia fantasia pareva che vedesse tutte le colpe di tutte le generazioni che pressavano e quasi schiacciavano il benigno Gesù. Sicché la croce non era altro che fuscello di paglia, ombra di peso a confronto di tutti i peccati. Ed io che cercavo di stringermi verso Gesù dicevo: vedi mia vita, mio bene, mi sto io per tutti loro. Vedi quante onde di bestemmie, ma mi sto io a ripetere: vi benedico per tutti. Quante onde di amarezze, di odi, di disprezzi, di ingratitudine, di pochissimo amore. Ed io voglio raddolcirvi per tutti, amarvi per tutti, ringraziarvi, adorarvi, onorarvi per tutti. Ma le mie riparazioni sono fredde, meschine, finite. Tu che sei l'offeso sei infinito, quindi anche le mie riparazioni, il mio amore, voglio farlo infinito, e per farlo infinito, immenso, interminabile, mi unisco a te con la tua stessa divinità, anzi insieme al Padre e con lo Spirito Santo. Vi benedico con le vostre benedizioni, vi amo col vostro amore, vi raddolcisco con le vostre stesse dolcezze. Vi onoro, vi adoro, come fate tra le divine persone. Ma chi può dire tutte le sciocchezze che dicevo? Non la finirei mai se volessi dire tutto. Quando mi trovo nelle ore della passione, mi sento che insieme con Gesù io pure abbracciassi l'immensità del suo operato, e per tutti e per ciascuno glorifico il Dio, riparo, impetro per tutti, e quindi il dirlo tutto mi riesce difficile. Onde, mentre ciò facevo, il pensiero mi ha detto: pensi ai peccati degli altri e i tuoi, pensa a te e ripara per te. Quindi ho cercato di pensare ai miei mali, alle mie grandi miserie, alle privazioni di Gesù, causa dei miei peccati, e distraendomi dalle cose solide del mio interno, piangevo la mia grande sventura. In questo mentre il mio sempre amabile Gesù si è mosso nel mio interno e con voce sensibile mi ha detto: vuoi tu arbitrarti? L'operato del tuo interno non è tuo, ma mio. Tu non fai altro che seguirmi, il resto faccio tutto da me. Il pensiero di te stessa lo devi smettere. Non devi fare altro che ciò che voglio io, ed io ci penserò ai mali e beni tuoi. Chi può farti più bene, tu o Dio? E mostrava di dispiacersi. Onde mi sono messa a seguirlo, ma poco dopo, giunto ad un altro punto del viaggio del Calvario, in cui più che mai mi internavo nelle diverse intenzioni di Gesù, il pensiero mi ha detto: non solo devi smettere il pensiero di santificarti, ma anche di salvarti. Non vedi che per te non sei buono a nulla? Che ti gioverà il fare per gli altri? Io, rivoltami a Gesù, gli ho detto: Gesù mio, non c'è il tuo sangue per me, le tue pene, la tua croce. Sono stata tanto cattiva che, avendolo con le mie colpe calpestato sotto i miei piedi, tu forse l'hai esaurito per me? Ma dei, perdonami, se non vuoi perdonarmi, lasciami il tuo volere e sono contenta. La tua volontà è tutto per me. Sono rimasta sola senza di te, e tu solo puoi conoscere la perdita che ho fatto. Non ho nessuno, e le creature senza di te mi annoiano. Mi sento in questo carcere del mio corpo come schiava in catene. Almeno per pietà non togliermi il tuo santo volere. Onde, mentre ciò pensavo, mi sono di nuovo distratta dal mio interno, e Gesù di nuovo mi ha fatto sentire la sua voce più forte ed imponente, che diceva: non vuoi finirla? Non vuoi tu guastare l'opera mia in te? Non so come se avesse messo silenzio la mia mente, ho cercato di seguirlo e di farla finita. Bene, questi capitoli, salvo il primo un pochino più lunghi, diciamo della media di questi primi volumi, anche oggi, che tra l'altro è venerdì, quindi giorno di memoria della passione di Gesù, ci aiutano a interiorizzare tante cose. Ecco, anzitutto un punto fondamentale che dobbiamo sempre tenere presente è la bellezza, la grandezza e la preziosità di ogni anima agli occhi di Gesù. Un gioco di brillanti e di oro la definisce. Quindi, mentre Luisa si era fatta prendere, è bene notare, insomma, no, come nei pensieri di Luisa a volte si insinua, certamente, insomma, una tentazione, insomma, un'operazione non certamente soprannaturale, no? Quindi dei pensieri brutti, distruttivi. Dice: ma sì, avrebbe dovuto essere tutta contenta di essere un gioco di Gesù, e comincia a pensare: ah, ma alcuni giochi li butta,
altri sono di materia vilissima, quindi non è che a me un giorno o l'altro mi butta al secchio. Questi possono essere in parte pensieri di un'anima sensibile e di un'anima, insomma, molto innamorata di Gesù, che quindi teme in qualche modo di perderlo. Io, in parte possono essere in qualche modo appunto suscitati dal demonio per mettere l'anima nella tristezza, insomma, o nel turbamento, no? E Gesù, sempre buonissimo e pazientissimo, trae occasione anche da questo per istruire. Lui sono di un'istruzione che va al di là poi della sua situazione, come sempre, contingente. Qui dobbiamo assolutamente tutti quanti interiorizzare la preziosità di ogni anima davanti a Dio, che è poi il fondamento per cui si dice nell'atto di carità che il prossimo si ama per amore di Dio. Che significa? Questo dobbiamo interiorizzarlo, perché solo quando avremo ben interiorizzato questo cammineremo verso la perfezione dell'amore del prossimo. Cioè, quando c'ho davanti qualcuno, chiunque essa sia, io devo sempre pensare: questa è un'anima, ossia un pensiero diventato atto dell'Eterno, un suo prodigio, un suo capolavoro, certamente ma ridotta e imbrattata, perché si è impastata di umana volontà, come tutti purtroppo gli esseri umani, ma redenta da Gesù a prezzo di tutto il suo sangue. L'unica cosa che Dio vuole, con certezza, possiamo esserne certi, insomma, nei confronti di quell'anima, e che quell'anima sia salva e giunga alla conoscenza della verità. Questo è lettera a Timoteo, di la seconda, credo, o la prima, adesso non mi ricordo, comunque il capitolo secondo, il versetto 14, se non ricordo male. Però si prende con le molle questa situazione, quando l'Apostolo scrive. Questa sì che me la ricordo a memoria la citazione: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Quindi anche il nostro rapporto con il prossimo dovrebbe sempre essere concepito in questi termini, rapportarmi con lui in modo tale che questo intento di Dio, che appunto è la sua conoscenza e la sua salvezza, possa essere dal prossimo percepito. È chiaro che se il prossimo lo tratto bene, lo tratto con amore, con amorevolezza, con affabilità, anche se lui non lo sa, ma in questi miei tratti sarà facilitato a riscoprire la nostalgia di Dio, perché è Gesù che agisce in questo modo, con bontà, con amorevolezza, con affabilità, eccetera. E se io mi comporto in maniera santa e coerente, aiuterò certamente la persona ad aprirsi alla verità, molto più che con tante prediche. In ogni caso, ecco, dobbiamo sempre tenere presente questa preziosità dell'anima agli occhi di Dio e farla comprendere. Ecco. Noi siamo preziosi agli occhi suoi. Quindi l'immagine del giocattolo non è usata, Gesù conclude, per dire, insomma, tu sei qualcosa di insignificante come un giocattolo, no? Ecco, quell'immagine ha un altro tipo di valore, nel senso che designa l'abbandono assoluto nelle mani di Gesù, che lo mette in condizione veramente di fare quello che vuole con l'anima, come del resto stava facendo in questo tempo, no? E qui arriviamo al secondo capitolo. Era un tempo, e anche qui noi dobbiamo cercare di comprendere. La sapienza, per esempio, del libro del Coelet, c'è un capitolo, non molto tempo fa, è stato oggetto di meditazione durante le ore di adorazione, che parla proprio del tempo. C'è un tempo per nascere, c'è un tempo per morire, c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per ridere, c'è un tempo per piantare, un tempo per sradicare, un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci. È molto lungo quel periodo, no? Allora, perché nella nostra vita anche passano dei tempi, e la divina volontà passa attraverso appunto questi tempi. Cioè, noi non dobbiamo mai commettere l'errore di, per esempio, rimpiangere i tempi passati, dice, vabbè, prima ho vissuto questo, adesso non c'è più.
Chissà se mai potrò rivivere questo, questo, quest'altro, no? Qui Gesù spiega, Luisa dice, insomma, c'era un tempo in cui ti servivi di me per risparmiare il mondo. L'abbiamo sentito nelle meditazioni di questi primi volumi, quando Gesù la crocifiggeva, gli metteva la corona di spine in testa, gli versava il liquido amaro in bocca e tante altre cose, no? Ha rotto la partecipazione della passione alle comunicazioni, quindi si intratteneva più frequentemente con lei, gli parlava di più e tante altre cose, no? E adesso dice, l'unica cosa che vedo è che sta allerta di farmi stare in pace, ma molte cose adesso sono scomparse. E allora ecco qua che riprendono i pensieri. Queste sono le premesse e quelle poi sono le conclusioni sbagliate. Ah, buon Gesù non ha fatto nessun conto di me né degli anni di letto né dei sacrifici di niente, altrimenti non mi avrebbe lasciato. Con anche questo pensiero Gesù lo corregge. E lo corregge sempre con tanta pazienza, anzitutto spiegando che non soltanto che lui tiene conto di tutto, ecco, è una cosa molto importante, ma anche, quindi degli anni, come dire, di opere concrete, di letto, di sacrifici e di quando le trasmetteva la sua passione e cose del genere, no? Dice, però tengo conto anche dei pensieri che fai per me, i tuoi affetti, i desideri, tutto. Tutto, anche quello che vorresti fare, ecco il punto importante. Vorresti soffrire e non puoi perché io non te lo concedo. Allora tu magari in questo momento, se io venissi e ti crocifiggessi, diresti sì, Signore, fammi soffrire per amore delle anime, e io però in questo momento non ci vengo. Ma se tu c'hai questo pensiero e offri questo pensiero, sempre unita al Fiat, quindi glielo offri, ma sapendo che Dio in questo momento non te lo chiede, ci rinunci, Gesù se lo segna e ti ricompenserà anche di questo. I nostri affetti possiamo sempre rivolgerli a Gesù, i desideri possiamo sempre rivolgerli a Gesù, ma per esempio esprimere, rivolgere a Gesù i nostri affetti, i nostri desideri è cosa più grande e più importante di quanto pensiamo. Gesù vede tutto, cioè è importantissimo nella vita nel divino volere acquisire questa intimità profonda con Gesù. Lì abbiamo un esempio, per esempio, no? Nell'ultimo paragrafo che abbiamo visto, dove Luisa ci lascia come dire, un piccolo estratto di come pregava le ore della passione, no? Vede Gesù massacrato, distrutto, e dice: no, tutti bestemmiano, tu chiudi gli occhi e guarda soltanto, chiudi le orecchie e ascolta soltanto le mie lodi, le mie riparazioni, le mie benedizioni per tutti. Ti amareggiano, ti odiano, ti disprezzano, ma no, ci penso io a raddolcirti per tutti, ad amarti per tutti, per ringraziarti. Allora, queste cose, noi dobbiamo interrogarci quando sento dire queste cose, cioè, che penso? Anzitutto, lo faccio anch'io qualcosa del genere? L'ho mai fatto? Non sono cose senza significato, d'accordo? Non sono, come dire, affettucoli, ecco, di qualche, un tempo si dice, donnicciola devota, tanto sono cose che non servono a niente, perché figurate, no? Sono altre le cose importanti, si potrebbe pensare, e invece proprio no, perché esprimere, poi Luisa stessa è portata a dice, ma no, è troppo poco che te lo faccio io come singolo, ma voglio unire queste cose al vostro stesso amore trinitario, in modo tale che ti arrivi più grande, più perfetto. Noi abbiamo il segreto della fusione con la divina volontà. Che cosa sarà un atto di questo genere, un affetto di questo genere rivolto a Gesù, se è fatto precedere da un atto di unione o di fusione con la divina volontà? Sarà una cosa grossa, no? E quindi molto più importante di quanto pensiamo, quindi non è. Gli sta dicendo che tu stai in stato di inattività. No, stai operando diversamente. Perché può darsi che per un periodo io voglio che tu mi consoli, come accadeva da Luisa,
attraverso la tua presenza personale, cioè che tu mi offri perché io mi rendo visibile, a te ti appaio, insomma, mi intrattengo con te, e invece c'è un momento in cui ti chiedo semplicemente di pregare l'ora della passione in questo modo, che è quello tra l'altro che possiamo fare sempre tutti, non essendoci niente di straordinario e di soprannaturale, no? Questo è molto più importante di quanto noi pensiamo. Insieme all'obbedienza a Dio riguardo i tempi che stanno passando nella nostra esistenza. Gesù spiega, torniamo ancora un attimo nel secondo capitolo, non ti ho lasciato, piuttosto mi sto nascosto. Ecco, questa situazione noi sappiamo, che le sofferenze che produceva in Luisa, ma Gesù dice, guarda che questa roba, questi anni di sosta e di pazienza, dove ti ha chiesto una grande carità, una grande ubbidienza, faranno sbocciare le rose più rubiconde, odorose e belle. Cioè, la percezione che noi dobbiamo sempre avere è che Dio guida la nostra vita, guida anche la nostra situazione concreta, la nostra storia, la nostra quotidianità, gli stati del nostro cuore, no? Perché si compiono in noi piano piano delle operazioni che noi non comprendiamo, d'accordo? Ma che il Signore reputa opportune. Cioè questo aspetto della vita di fede, ancor più nella Divina Volontà, che è l'abbandono completo nelle mani dell'Altissimo, che giunge a non avere, ad avere e non avere desideri propri, nel senso che i desideri uno può avere tutti quanti quelli che vuole, tutti quanti i sogni più grandi può offrire a Gesù tutto il possibile e l'immaginabile, ma la sua aderenza alla concretezza della storia quotidiana, così come Dio la mette davanti, deve essere ferrea, ferma, perché Dio oggi mette davanti questa situazione, questo stato d'animo, questa realtà, perché incessantemente continua a lavorarmi, ad operare in me e a fare in modo che questi frutti santi e belli sboccino sempre più fecondi e numerosi. E qui Luisa, probabilmente, io adesso la memoria non mi aiuta perché fa riferimento a un, anche Gesù fa riferimento, dice, guarda, questa cosa qui, ci abbiamo litigato 4-5 volte. E questi sono gli anni voluti dal tuo confessore. Credo, però potrei dire anche qui una sciocchezza, si intuisce dal contesto, come se il confessore gli avesse detto, dice, guarda, devi dire a Gesù che si può vedere di meno e che tu devi vivere più nell'ordinarietà che nella straordinarietà. Gli era dato come obbedienza, gli ha dovuto obbedire, Gesù stesso si adegua a questa obbedienza, come dire, del confessore. È chiaro che il suo adeguarsi è da lui voluto ed è appunto è finalizzato alla produzione di questi fini nell'anima di Luisa, che spiega, no? Gli anni di sosta e di pazienza che produrranno rose più rubiconde, odorose e belle. Ecco, quindi questo aspetto dell'imparare a lasciar fare a Dio e ad avere questo discernimento profondo è una componente essenziale della vita nel divin volere. E in effetti l'ultimo capitolo che abbiamo letto presenta come intestazione proprio il pensiero di se stesso si deve smettere per fare quello che fa Gesù. L'operato del tuo interno non è tuo ma mio, tu non fai altro che seguirmi, il resto faccio tutto da me. Il pensiero di te stessa lo devi smettere. Non devi fare altro che ciò che voglio io ed io ci penserò ai mali beni e beni tuoi. Allora, questo a volte noi stare un po' concentrati, ripiegati un po' su noi stessi, preoccupati anche di noi stessi, no? Pensiamo che queste altre tentazioncelle, insomma, che compaiono
compaiono in Luisa, no? Dio, pensa ai peccati tuoi e ripara per cui non pensare a quelli degli altri. Questo certamente non è un pensiero che viene dal cielo. Oppure, non solo devi smettere il pensiero di santificarti, ma anche di salvarli, non vedi che per te non sei buono a nulla. Ecco, Gesù è drastico, dice queste cose qui, non ci devi neanche pensare. Perché sono, come si capisce, malsani pensieri su se stessi. Una legge, a mio avviso, della vita nel divino volere è questa che Gesù dice qui, no? Tu pensa a me e alle mie cose. E poi ci penso io, a te e ai mali e ai beni tuoi. È un po' l'orizzonte sponsale, no? Un matrimonio è un grande matrimonio, quando oggetto e pensiero della moglie è servire in tutto e fare, servire ovviamente non in senso, ecco, servire in tutto e fare contento il marito, esaudire tutti quanti i suoi desideri, preoccuparsi delle sue cose, eccetera, e viceversa. Unica occupazione del marito è fare contenta in tutto la moglie, e farla sentire amata, importante, eccetera. Quindi un matrimonio che fosse così funziona alla grande. Un matrimonio in cui invece uno dice, si guarda a sé, no? E dice, ah, io guarda, povero me con mio marito che non mi si fila per niente, con mia moglie che non mi tratta bene, che non si prende cura di me, questa è la fine. Il nostro intento deve essere quello continuo di fare quello che vuole Gesù, stare lì dove ci ha posto e pensare a lui e alle sue cose e ai suoi interessi. A noi e ai nostri ci pensa lui. Questa è proprio sarebbe un'ottima legge da ricordare, no? Tu pensa a me, immaginiamo, e cura, prenditi cura delle mie cose, che a te e alle tue cose ci penso io. Sarebbe un ottimo pensiero da coltivare e un'ottima operazione quello di ritenerla a memoria, perché questa appare essere proprio una delle leggi del regno della divina volontà, che come tutte quante le cose che esistono nel mondo, ha delle leggi. Simili a quelle della scienza, quindi qui le cose funzionano così. E se non vengono messe su questi registri, non funzionano o funzionano male. Sono grandi gli insegnamenti di queste meditazioni, ecco. L'attenzione che Gesù ha verso ogni anima, verso le anime che lo amano in maniera particolare, di cui tutto segue con cura e con amore, per poter tutto ricompensare in terra e in cielo, e questo desiderio, ecco, che ha questa sua ininterrotta, amorevole attenzione verso di noi corrisponda un ricambio del nostro amore verso di lui. Questo era il tuo stile di vita, che tu conoscevi molto bene, con la legge del tutto per lui, e poi lui si occuperà e si prenderà cura adeguatamente delle mie cose. Aiutaci a entrare in questa logica, a farci crescere in queste disposizioni, a dilatare sempre più e sempre meglio nella nostra anima gli ambiti di decisa influenza e di regno del santo e benedetto divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.